Oggi, stasera, in questa occasione, la città di Passignano, all'unanimità, poi ci sarà modo di dirlo, tutta l'amministrazione comunale, la città, penso, si è unita nel riconoscere a un grande italiano, a un grande personaggio, a un grande toscano umbro, insomma, un grande italiano, perché è una persona che parte dal nord, è nato a Mantova, ha vissuto in Toscana e veniva a ballare qui al Lido. Vorrei qui accanto a me, e ci rimarrà per questa oretta e passa che trascorreremo assieme, in cui ci saranno molte sorprese, molte immagini, il maestro Franco Migliacci. Era una sorpresa un po' scontata, il segreto di Pulcinella, tutti lo sapevano, ma è sempre una grande emozione, specialmente a me, non vi rendete conto cosa vuol dire per uno giovane come me. Maestro, benvenuto. Allora, prima che ci mettiamo a sedere, ci sarà modo, almeno stiamo anche più comodi. Allora, è ritornato qui dopo quanti anni? No, cominciamo con le date, perché le date le dimentico, dimentico i nomi e le date. Allora, qui la storia avvenne, io torno sul luogo del delitto, dal 66, mi sembra, 64, 65, 66, uno di quegli anni lì, per cui quanti anni sono passati? Molti. Abbastanza, molti. Allora, per me ritornare qui è sentire proprio dentro di me c'è uno sconvolgimento, perché è un posto che mi ispira una grande tenerezza. Siamo venuti anche in bicicletta da Cortona per raggiungere il Trasimeno, ma dopo un po' di tempo mi succede che vengo qui e mi aveva lasciato la ragazza, un grande amore, per me era un amore importante, mi aveva lasciato. Quindi mi ritrovai con tutti gli amici, con tutti i cugini che ballavano felici su questa rotonda. Che allora c'era, adesso è quadrata, ma in quell'epoca era rotonda. In questa rotonda mi trovai con tutta questa gente, e mi sentivo escluso, mi sentivo disperato, disgraziatissimo, di una solitudine pazzesca, perché quando sei solo e c'hai la gente lontano, puoi sopportare, ma se stai solo e hai la solitudine in mezzo a una compagnia felice, è drammatico. Ecco, io quando ho sentito la musica di Fred Bongusto, che mi ha dato questa musica da scrivere per lui, la prima cosa che mi è venuta in mente è stato il ricordo di quella serata micidiale. Grazie a Dio, da una serata micidiale è uscito fuori un successo e quindi ringrazio questa rotonda che è quadrata. E però vi dicevo che il maestro Antonello Vannucchi, assieme a un ospite che io chiamerei con un grande applauso a Francesco Conte, ci omaggeranno con una bellissima versione unplugged di La Rotonda sul Mare, direttamente sulla rotonda sul lago. A voi! Una rotonda sul mare. Nostro disco che suona. Vedo gli amici ballare. Ma tu non sei qui con me. Amore mio, dimmi se sei triste così come me. Dimmi se chi ci separò è sempre lì accanto a te, se tu sei felice con lui o rimpiangi qualcosa di me. Io ti penso sempre, sai, ti penso. Avrà avuto una sensazione un po' strana perché No, ce lo dirà lui, vi dico la verità, ho avuto il brivido. Sai quando si ritivano le cose? Questo Francesco è un grande, grande complimento. Tutti con noi autori abbiamo una grande gioia, un grande dono, quello di risentire a distanza di tempo come se quel tempo non fosse passato. Io l'ho rivissuto in questo momento grazie anche Grazie maestro, questo che lei dice tinge di storia, questa aver accettato l'invito di subire anche queste ventate, tutto sommato salutari perché ci tengono al riparo dai moscerini, come è stato detto. Comunque per la sua generosità noi le offriamo la cittadinanza italiana e ovviamente le consegniamo le chiavi per
della città. Queste sono le chiavi di Bassignano sul Trasimeno, è un piccolo simbolo che racchiude nel nottolino lo stemma civico della città, le tre torri di Bassignano. Grazie maestro. Grazie. Allora, poi abbiamo altre. Allora, le rimettiamo. Le devo aiutare, sindaco? Grazie. Allora, perché poi sa maestro, qui è il suo ritorno dopo dal 66 ha scatenato anche tanti ricordi e tanta voglia magari di dargli tante cose. Io so che ci sono anche delle immagini o delle cose che ricordano quegli avvenimenti. Allora, intanto, sindaco, prego. Le vogliamo offrire la targa ricordo di questa serata. Ecco, io vorrei leggere il contenuto di questa targa perché il meraviglioso pubblico di stasera ne possa avere conoscenza. Allora, Comune di Bassignano sul Trasimeno, sindaco ed amministrazione comunale conferiscono la cittadinanza onoraria di Bassignano sul Trasimeno al maestro Franco Migliacci, autore di molte tra le più belle canzoni della musica leggera italiana ed in particolare dell'intramontabile Rotonda sul Mare, ispirata allo storico Lido Passignanese inserito nel suggestivo scenario del lago Trasimeno. Il sindaco Bellaveglia, ci tengo a sottolinearlo perché credo che sia questa una occasione irripetibile. Grazie a voi. Grazie a voi. È un onore per me.